immagini che avete appena visto rendono sicuramente merito alla splendida città che ci ospita, Torino. Torino che in realtà è solo a qualche chilometro, la carovana del biliardo è giunta, o meglio, è ritornata in Piemonte, non è una novità alla location. Vi stiamo trasmettendo dal CSB Borgo Nuovo di Settimo Torinese. Oggi ultima giornata delle qualificazioni dell'ultima prova Fibis Open, Fibis Pro, della stagione agonistica 2017-2018. E i giochi si fanno davvero seri perché in questa prova si decideranno le grandi retrocessioni, le grandi promozioni per la categoria dei nazionali e dei master che andranno a farne parte, e poi per i pro che hanno anche l'appuntamento di qui a qualche giorno con i principi del biliardo. Da Gianluca Nascimbene quindi un benvenuto all'ultima, il penultimo atto, perché l'ultimo atto sarà a Saint Vincent, il grande ritorno in Valle d'Aosta di qui a poco, tra circa un mese. 728 i giocatori convenuti alle qualificazioni, 91 batterie in questa splendida sala con 12 biliardi, di cui uno televisivo, sarà il nostro televisivo per quanto riguarda Fibis TV e lo diventerà poi nella giornata di lunedì e martedì anche per quanto riguarda la Rai, dove vi trasmetteremo gli incontri in diretta del tabellone Fibis Pro. Vediamo chi sono i due giocatori impegnati. Uno, Giorgio Minelli, iscritto al Tempio del Biliardo di Macerata, lui che di origine è di Gubbio, è un nazionale retrocesso, per il momento solo ed esclusivamente retrocesso dalle teste di serie, cioè non fa più parte dei 48, delle 48 teste di serie dalla terza prova. Mentre Giuseppe Esposito è una prima categoria di Arezzo, giocatore di Arezzo, diciamo in prestito alla città di Arezzo, vive ad Arezzo da tanti anni Giuseppe, lui che è di origine campana, salernitana se non sbaglio, ma vado a memoria. Giocatore, conosco discretamente bene entrambi i giocatori. Giorgio Minelli, un giocatore che si è fatto davvero da solo con il consiglio di qualche giocatore di livello, compreso il sottoscritto, e ha fatto un salto di qualità incredibile nelle ultime due stagioni, una stagione un po' opaca invece questa per lui, che l'ha visto appunto retrocedere dalle teste di serie. Giuseppe Esposito invece un habitué per quanto riguarda le Fibis Open, un prima categoria che come tanti tenta la scalata alla categoria di eccellenza, il primo passo verso le categorie di eccellenza, quella in questo caso dei master. 11-0 per Esposito in questo primo set, giro scorrente a disposizione di Giorgio Minelli, stretto, vediamo la forza, sembra buona. Buono anche il controllo della palla battente che ha lasciato praticamente a colla sulla sponda corta, e anche se c'è un po' di spazio. Sponda palla a intestare per Esposito che deve evitare il rimpallo, rimpallo che non evita. Tutto sommato non si sono sistemate malissimo le biglie. Titubante Minelli ne ha ben d'onde, infatti la soluzione frontale non sembra delle più facili, si orienterà ad una bricolla corta lunga di mezzo effetto, l'effetto ideale in questa posizione. Buona, buona soprattutto la forza, battente congelata vicino alla sponda lunga. E ogni volta che vedo un messaggio di questo tipo a me si apre il cuore. È un messaggio che mi arriva dalla provincia di Lecce, per la precisione da Casarano, dove ormai ho una specie di cittadinanza onoraria, e quindi saluto tutti i miei amici ed allievi di Casarano
E uno su tutti, permettetemi di salutarlo, che è il mio grandissimo, il nostro, insieme al mio socio Nicola Biondi, che è impegnato a giocare, il nostro super procuratore Giovanni Sperti, che oggi, tra l'altro, compie anche gli anni. Oggi, però non gli dico quanti anni ha, diciamo 26, e tra l'altro mi arrivano anche in cuffia e glieli riporto gli auguri di Mirko Bianchi, e io gli faccio gli auguri a mio modo, perché è una persona a cui voglio tanto tanto bene. Auguri zio Gio. Minelli prova questa soluzione di giro, stecca inclinata, era una posizione ostica da lavorare. Sfumatura fortunata su questo rimpallo, lascia la biglia di Esposito a colla. Esposito giocherà probabilmente il pallino da 4 e porterà la bianca nell'angolo di destra, in fondo al biliardo. Esuberante probabilmente nella forza, non difende, il 4 l'ha realizzato, ma prima nitida occasione per il giocatore umbro di riportare la partita, il set perlomeno, sulla parità. Due ci sono, vediamo se la palla rientra in virtù dell'effetto a destra impartito da Minelli alla palla battente. Soltanto due punti. Strano questo errore per Giorgio Minelli, che è un giocatore che il facile come caratteristica lo fa sempre discretamente bene. Raddrizzata di tre corse per Esposito, che fa davvero una bella cosa, 14 punti per lui, tiene bassa la forza, tre passate. Ideale l'impatto sul pallino da 4. Nettamente avanti l'Aretino, 29-2. E qui Minelli, attardato, deve forzare, impenna la stecca. Per questa raddrizzata trova immediatamente il pallino da 3. Una serie di rimpalli e carambole, anche questa volta tutto sommato non gli dice male. Esposito ha l'esecuzione frontale, ma non è delle più comode, mano sul legno, stecca impennata. È comunque un buon colpitore. Taglia leggermente troppo sulla battente, o la presa leggermente scarsa, delle due l'una. Viene fuori un disegno un po' maldestro, non realizza. Però Minelli, sulla strada del giro, probabilmente ha il pallino. Pallino da 3, a scappare di passaggio, più che altro. Vediamo la distribuzione delle biglie. Discreta, ma nulla di speciale, abbastanza comoda la replica per Esposito, con una garuffetta, uno striscio di leggero effetto a destra, vedete come tocca la battente appena, abusa nella leggerezza di effetto, non riquadra nemmeno le biglie, giro a disposizione di Minelli, giro ad andare avanti, palla praticamente piena, un'eclisse quasi totale delle sfere. Minelli la prende proprio pienissima, il giro risulta stretto, e anche in questo caso lascia per strada punti preziosi. Due occasioni nitide ci sono state per Minelli, non sfruttate. Sponde palla per Esposito, che rimpalla. E probabilmente Minelli vede palla per la raddrizzata, anche se è tutt'altro che semplice. Si fida. Impenna la stecca. Passaggio radente al birillo, diminuisce la forza, gioca a incrociare,
questa non è giocata niente male. 2 punti per lui. Ancora sui minimi, comunque. Si è tenuto chiaramente in garanzia. Sbagliare sul grosso significava battere immediatamente il birillo. E qui Esposito ci mette sotto la stecca confidando in un impatto sul pallino da 4, che era un impatto tutt'altro che scontato. E qui probabilmente Giuseppe, ripeto, è un giocatore che conosco, paga un pochino la sua irruenza a 22 punti di vantaggio, irruenza nel gioco chiaramente, è un giocatore di attacco, qui 22 punti in avanti, poteva anche tenere bassa la stecca, considerando anche il fatto che Minelli anche sul facile non sta brillando. Biglia anche in questo caso terminato in una situazione un po' ibrida. Addirittura sta guardando, gioca il giro di colpo a stare sotto il castello, esattamente. Presa scarsa addirittura, l'ha fatta stretta, vediamo se arriva al pallino. Una buona esecuzione. Si è fidato di questo passaggio basso rispetto al castello. Qui delicata questa candela di effetto a destra, di effetto buono, la forza sembra buona, vediamo la direzione, leggermente corta, però una gran bella esecuzione di Esposito, il suo soprannome con cui tutti lo chiamano in sala biliardo nella zona comunque di Firenze, Toscana, è Inzaghino. Non conosco sinceramente l'origine di questo soprannome. 31-7 in suo favore in questo primo set. È una partita del primo turno di qualificazione, quindi probabilmente nella serata si andrà per le lunghe. E qui Minelli la combina. Regala 4 punti di cui non aveva bisogno Esposito. Per quanto ci riguarda, probabilmente, chiedo notizie al mio regista Mirko Bianchi, sarà l'ultima partita che mi trasmetteremo nella giornata di oggi, poi a seguire da domani, sabato, domenica, lunedì e martedì, di grande biliardo tra Fibis TV e le reti Rai. Sempre rigorosamente in diretta. Sei punti per Esposito che trova anche quadratura nella corsa delle biglie. Bricolla sul largo per Minelli, che giustamente sforza la misura. E qui la prima nota di merito per Giorgio Minelli, 8 punti per lui, riceve anche gli applausi dal suo avversario. Ecco il replay proposto nel nostro two box. A sinistra potete vedere le immagini in diretta, che adesso ritornano a schermo intero, e sulla destra correva il replay. Traversino di effetto contro veloce a 2 passate per Esposito, qui non ha tagliato a sufficienza, era corretto impattare in pancio appena sopra sulla battente per fare in modo che l'effetto si trasferisca sulla palla avversaria, effetto che probabilmente è stato soltanto puntato, ma poi nel gesto di esecuzione non impartito. Minelli, girone, a ritornare indietro con la battente, arrivo pallino 3,
L'arrivo pallino 3 era difficile. È tornato indietro per prendersi la porzione, per allargarlo. Un millimetro in meno avrebbe fatto davvero una bella cosa. Giro per Esposito, non semplice. Questo era un giro monopunto palla. Sullo scarso non ha nemmeno difeso, sul grosso avrebbe portato, o sul giusto avrebbe portato le biglie in difesa realizzando. E qui Minelli rimpalla di nuovo. Per adesso non ancora entrato in partita, è il giocatore umbro. Le biglie si sono fermate in una posizione un po' ibrida. Vediamo cosa sceglie Esposito. Si è assicurato il pallino da 4 e tutto quello che veniva era ben accolto. Un 4 che lo porta a 45. A più 30 sull'avversario è quel che è meglio, a meno 15 dalla chiusura del primo set. Minelli ammorbidisce l'esecuzione vista la vicinanza della palla avversaria a sponda. 2 punti per lui, non riquadra. E dritta a incrociare per Esposito. Vediamo se sceglie immediatamente la fila di prima o incandelare di seconda dal centro della corta. Gioca in candelare di seconda. Buona la conduzione delle biglie. Avversaria che risale di 3 passate e mezzo, ma si sposta un pochino, complice una leggera imperfezione di traiettoria del tavolo. Minelli, raddrizzata di colpo in testa, la gioca di 1 passata e mezzo. 2 punti per lui. Buona anche la forza. 3 di calcio con ogni probabilità per Esposito. Stretta e corta questa esecuzione. E Minelli. Buon per lui se avesse a disposizione lo sfaccio, giusto per allontanarsi anche dal pallino, anche perché la stretta è molto molto difficile. La realizza benissimo, ma rimane a sua volta di esecuzione frontale con un pallino scontato. Confidava probabilmente in un rientro più contenuto del tavolo e a difendere di 2 passate e mezzo. Era tutto molto difficile. Esposito ci sta, non batta nemmeno forte questa esecuzione, ma giochi di una passata. Invece la gioca. 8 punti, 10 con lo sbirillo. Si porta a 59 e salvo disastri di percorso, il primo set potrebbe considerarsi archiviato. Minelli di prima, 3 lunghe con la battente centro. Non quadra. E pallino da 3 per Esposito, che non dovrebbe scappare. Aiuto. Appunto, e qui comincia la collezione della Gattonero SPA.
perché questa era difficile da preventivare. Minelli, traversino di misura a portare la battente vicino a sponda, si porta a 43 e una qualche speranzina ci potrebbe anche essere. Certo, avesse fatto il rosso, si sarebbe portato a 47, su un ipotetico, su un'ipotetica dritta o traversino, poteva anche chiudere. Ringrazio il mio regista, nonché socio fondatore della Gatto Nero SAS. Ah già, SPA, SPA, no, l'avevo fatta diventare una comandita. Quello che dicevo, in effetti, qualora lui avesse realizzato il rosso prima, qui ci sarebbe una possibilità abbastanza buona di chiusura, poi va fatta. Qui Giorgio deve rimanere distante dal pallino. Nei sogni ci potrebbe essere l'Erzegovina, ma probabilmente con la battente andrebbe sulla lunga, non riesce. Però, ci potrebbe anche stare. Vediamo dall'alto, Mirko. No, invece c'è l'angolo di seconda a erzegovinare, quindi a portare la battente in corta lunga lunga. Oppure la stevola è molto molto difficile, oppure a cercare fortuna sul pallino. Decide di giocare l'angolo, ma di prima di colpo realizza il pallino, ma qui non c'è proprio difesa. Qui è stato un po' leggero, un po' poca lucidità per Giorgio in questo momento. Esposito, sfaccio. E questo non scappa più. Due punti e primo set appannaggio dell'Aretino. 1-0. Stavano facendo notare che se fosse passato in mezzo su questo 2, la Gatto Nero sarebbe stata, su questo sfaccio, scusate, la Gatto Nero sarebbe stata quotata in borsa da domani mattina, probabilmente. Intanto seguivo anche nei risultati che vedete scorrere sotto il punteggio, che il mio socio è avanti, Nicola Biondi è avanti 2-1, ma indietro 53-45, se non sbaglio. Nel quarto set finisce lungo su questo gancio esposito, pelo di palla per Minelli. Tiene giustamente bassa la forza per lasciare vicino a sponda la palla avversaria e non concedere uno scatolino, ma al limite un giro a tutto biliardo, davvero impegnativo questo. Il pallino può dare un po' una mano in fase difensiva, non sto parlando a caso, è uno dei giri più impegnativi, monopunto palla, per gli amanti dei sistemi, una differenza o dei riferimenti con l'uso dei diamanti, una differenza 40 usando l'angolo 50, la biglierà. Le linee delle palle piene erano allineate 55-15. Traversino, tre birilli per Minelli. Bella questa esecuzione. Richiama la battente nel centro della corte e assegna all'avversaria la forza della corta opposta. Qui davvero bravo Giorgio.
che deve acquistare fiducia e lucidità. Gancio per Esposito, Trabirilli anche per lui in risposta, non difende. Porcambolesca come soluzione, che non prevedeva assolutamente la difesa. Vediamo se morde qua Minelli, sfaccio di seconda. E morde, sfaccio con cui realizza 11 punti. Sono entrambi bravi colpitori, ma Giorgio ha sicuramente nella colpitura un suo punto di forza. Traversino seconda e terza e pallino da 4 probabilmente per Esposito. Ha giocato straordinariamente bene, capolavoro del toscano. Ottima l'esecuzione. Circa tre quarti di palla avversaria con una discreta dose di effetto sulla sinistra. E subito la risposta di Minelli, che perde il controllo della battente, comunque è incisivo nella marcatura, 8 punti per lui. E intanto è al dramma la partita di Biondi, 56-55, 2-1 per l'altro socio della Gattonero SAS, SPA. E io ringrazio uno dei titolari della SD Borgo Nuovo, glielo dico proprio in diretta, almeno mi sgridano e mi dicono che prendo il caffè in diretta, se per cortesia mi porti un caffè e una bottiglietta d'acqua. Devo anche ringraziare veramente i titolari e gli organizzatori di questa Prova Fibis Open, perché dal nostro arrivo sono stati assolutamente squisiti, questo è il termine giusto, un'accoglienza bellissima, davvero. Ringrazio a nome mio e sicuramente porto la voce anche del mio compagno d'avventura Nicola Biondi. Tanti giocatori bravi in corso in questa ultima giornata di selezioni, vedo Caldarisi Nicola, fortissimo Master Foggiano, sotto 2-1 in questo momento. Un Master Andrea Toni, un Master neopromosso della provincia di Lecce, nonché delegato Fibis della provincia. E un grande giocatore invece, Luigi Renna, ritornato a giocare, uno dei capi scuola della scuola salentina, che però è sotto in questo momento per 2-0. Massimo Malafronte, salernitano, due volte campione italiano dei nazionali. Nicola Biondi c'è per forza. Marcello Di Lena, un ex nazionale. E Giorgio Minelli, uno che è nazionale per il momento, lo è ancora e sta cercando di salvare la categoria con le unghie e con i denti. Questo è un po' il panorama dei giocatori che si stanno sfidando adesso sui 12 biliardi dell'SD Borgo Nuovo, qua a Settimo Torinese. . 31 Minelli, 28 Esposito, 1-0 avanti Giuseppe. Minelli dalla lunga a cercare il pallino da 4. Intercetta la palla piena, ma rimane colpevolmente corto in questa esecuzione. Sfaccio a disposizione di Esposito, giocatore che va affrontato cercando di tenergli a bada il braccio, perché se va in sequenza può anche farne sempre una montagna. Molto buona questa colpitura, questo è uno sfaccio di qualità,
Vediamo se ha fatto il pallino. Sì, si porta a 36. Intanto vediamo correre il replay. Si appoggia al pallino da 3 a fare blocco con le biglie. Minelli. Qui deve giocare cercando di non pensare alla palla bianca, come la gialla passa la linea diagonale del pallino a Steola. Deve solo premurarsi di prenderne veramente poca. Alla giocata a rimanere sulle corte, certo che così è una Steola leggermente più attaccabile. Minelli andrà dalla corta a cercare di sfaccio, di effetto buono il pallino e a scappare con la bianca. Eccola qua, lungo. L'esecuzione c'è, ma è un'esecuzione a tutto biliardo e va sicuramente guadagnata. Colpo sotto senza effetto per questo sfaccio. Meglio se tenuto basso di forza sulle tre corse. Due ci sono, rientra troppo ma perde il controllo della palla battente, realizza 4 punti, ma pagherà un fisso. E intanto il mio socio ce l'ha fatta in una bella, in una quarta partita drammatica, e fa suo il match per 3-1. Paga cara l'imperfezione sullo sfaccio. Esposito, 10 punti, buona la forza. Vediamo se ha la forza di tenere giù la stecca, bravo Giuseppe. Gioca questo due sponde, deve allungare bene. Non è proprio la parte ortodossa, era sicuramente meglio la parte stretta. Questa è anche un po', ogni tanto gliele tiro un po' le orecchie, un po' nelle sue caratteristiche, cioè la poca abitudine a rinunciare, però pensando non a un tiro puro di rinuncia, cioè a un tiro di costruzione, perché anche rinunciare, tenere bassa la stecca e battere queste due sponde potrebbe invece essere molto proficuo per i tiri successivi, se ben eseguito. Buon per lui che Minelli non l'ha punito. Ma probabilmente Esposito non ha preso ancora confidenza con la rispondenza della sponda lunga di destra, in questo caso, che ha una spiccata tendenza a respingere. E qui stavolta gliela fa pagare Minelli. 10 punti per lui, si porta a 56 a meno 4 dalla conquista del secondo set, quindi dal portarsi sull'1-1. Raddrizzata per Esposito. Qui si è spostato notevolmente con la punta della stecca. Non ha, vediamo la meccanica, vedete come si sposta verso destra, non ha impartito il corretto effetto laterale alla battente. E sul tiro successivo Minelli chiude con questo 10 il secondo set a suo favore, 1-1. Thank you.
all'acchito Giorgio Minelli, che ha giocato un acchito che io chiamo alla belluta, un acchito che mi piace molto, se ben eseguito può mettere davvero in difficoltà l'avversario, è un acchito che Giorgio sceglie spesso. È fondamentalmente un pelo di palla canonico, ma a rimanere corti, generando stevola di pallino. Spondebiglia per Minelli. Capolavoro dell'Umbro, 6 punti per lui. Spondebiglia anche per Esposito. E qui quello che vi dicevo, la tendenza di questa sponda a respingere anche parecchio, ne è indice questo Spondebiglia, nel quale Esposito non è entrato assolutamente. Giro a disposizione di Minelli, colpo appena sopra pancia senza effetto, stretto, però conduzione ottima della battente, che ha portato in difesa facendogli fare lunga lunga 10. Un'esecuzione che ho particolarmente cara, perché secondo me crea un attacco difesa perfetto. C'è un mio allievo di Arezzo che si chiama Andrea Andreani, che mi ha appena scritto in privato dicendomi che steola di pallino non si può sentire. In effetti, per una volta non hai torto, perché o è messa di pallino o è steola. Però avendo lui 17 anni scarsi, visto che mi riprende ed è così puntiglioso, sarò terribile nelle prossime lezioni. Esposito, non preciso su questo gancio. Rimane a vista di un giro, probabilmente. Vediamo se diminuisce la forza affidandosi all'impatto con il pallino da 4 per passare. Gioca solo 4 e mi piace come soluzione. Bravo Giorgio. Giro per Esposito, 8 punti per lui, vediamo se arriva al pallino. Ottima questa esecuzione, capolavoro di Giuseppe. Davvero bravo. Minelli a riunire le biglie e a realizzare un buon pallino da 3. E qui Esposito probabilmente ha preso un abbaglio, che era evidente che su una porzione di palla di questo tipo la battente si sarebbe spostata, facendogli pagare un traversino, traversino praticamente a spingere, ma qua Giorgio è un po' impreciso. Visibilmente emozionato, comunque non ha ancora la scioltezza giusta per affrontare il match e soprattutto per divertirsi. Lo dico sempre, è una delle cose più importanti durante il gioco, bisogna stare attenti, bisogna avere la cattiveria, tra virgolette, agonistica, però
però quello che è più importante, bisogna essere, cercare perlomeno, poi non è tanto facile, essere sereni e divertirsi. Penso si sia divertito il mio socio, è venuto a tenermi un po' di compagnia nel box di commento. Gli ho chiesto un'intervista in esclusiva, ma non ha deciso di non rilasciare interviste Nicola Biondi. Traversione di parabola per Esposito, perde il controllo delle biglie. Buon per lui che la posizione del pallino ostacola l'esecuzione a Minelli, che comunque dovrebbe avere la possibilità, fiondando, di questo sfaccio a rientro di trasporto. E pallino 4, che bisogna incidere molto bene la steccata, e qui è partito un effetto a sinistra involontario. Vediamo dal replay se riesce a farmelo vedere il mio regista, almeno cerchiamo di trovare uno spunto tecnico, lo vediamo rallentato magari. Tanto Esposito all'esecuzione di un giro. Giro che risulta largo, adesso discretamente impreciso anche lui. Ecco, vedete, cercate di notare nella punta la punta della stecca di Minelli come si sposta, vedete, verso la parte sinistra della battente nel momento dell'impatto. La biglia si vede anche dopo l'impatto, si carica di effetto a sinistra e quindi non consente all'avversaria di rientrare. Otto punti intanto per Minelli su questo sfaccio di colpo in testa. Si porta a 38 contro gli 11 di Esposito. Esposito che gli risponde immediatamente con 8 punti. Vediamo il termine corsa delle biglie, che non sembra ottimale. Non riesce nemmeno lui a quadrare difensivamente la posizione. Vediamo se Minelli giocherà ad incrocio, se rallenterà la forza a tre corse, a contenere la battente di lunga e centro. Decide di incrociare, incrocio che avviene, ma la palla non rientra a sufficienza. Mi ripeto, un Minelli stranamente impreciso nelle esecuzioni frontali. Sponde biglia per Esposito, palla che va diminuita di forza e aumentata come tenore d'effetto, parte della ragione centrata sul largo, valida anche la forza. Probabilmente non c'è neanche l'ingresso della bricolla, vediamo dall'alto, ma è un ingresso. È un ingresso che non c'è. Minelli diminuirà la forza, probabilmente cercherà una parificazione, un pallino da 3 di scarsa. Bravissimo Giorgio, questa è giocata davvero bene. A cercare questa rimanenza a biglie semiparificate all'altezza del secondo diamante della lunga. È tutto da guadagnare. Il tiro in questa posizione di seconda e pallino da 4, Esposito. Sfiora entrambi gli obiettivi. Ecco, pallino da 3 a riparificare probabilmente per Minelli, a lasciare una posizione analoga alla precedente, probabilmente. E qui ha preso palla molto grossa. Nella sua intenzione, quella di colpire meno palla avversaria, la bianca si sarebbe spostata, mi ripeto, in un punto intorno al secondo diamante della sponda lunga. Sfiora
faccio a rientrare di tre corse, sarebbe ideale. E qui non ha quadrato bene l'esecuzione, che andava arricchita di un leggero effetto a destra per contenere la corsa della battente, stemperare il rientro dell'avversaria. Comunque era una soluzione davvero non semplice. Mano sul panno per questa dritta. E qua Minelli la inchioda, questa è nevrosi. Questa è nevrosi di Giorgio, perché succede quando, generalmente, quando ci si imposta e non si è sicuri del punto di palla da colpire. Questa è una cosa che nella carriera di un giocatore succede più volte e più o meno a tutti. Ed è una cosa che tra l'altro frustra un pochino. Esposito, e questi ci potrebbero essere tutti, vediamo se rientra per un niente. Non c'entra i 12 punti. Minelli. Adesso probabilmente tutto quello che non vorrebbe vedere sono le esecuzioni frontali, però adesso ha subito messo a posto il tiro Giorgio, 10 punti per lui. Si porta a 46, a meno 4, dalla conquista del terzo set. Bella reazione dopo l'errore vistoso commesso in precedenza. Squarcia questa dritta di colpo in testa. Non difende. Giro a disposizione di Minelli. Gioca giustamente girone e pallino da 4, con questi 8 punti fa suo il terzo set e ribalta la situazione. I giocatori no, si pensava i giocatori avessero chiesto una pausa, saremmo andati in pausa audio anche noi, ma invece l'arbitro Pierantonio Ceccarelli sistema la palla di Esposito. Mi viene fatto ostruzionismo anche dalla mia regia. Ora io nei miei difetti lessicali ho sicuramente tante S e tante R. E ogni tanto prendono il posto che vogliono un po' così a caso. Non preciso l'acchito di Esposito. Risposta di Minelli che affonda la palla avversaria a sponda corta. Concedendo una mezza garuffa a Esposito. Si mantiene sullo stretto a generare questa difesa che appare un filo lunga. Di due passate senza effetto. Ah no, ha giocato la difesa alla Martinelli. Giocata un gran bene, tra l'altro. Eccolo lì, si vede dal gilet di Esposito il suo soprannome, Inzaghino 76. Soprannome di questo 42enne campano.
da tanti anni, come abbiamo detto, residente ad Arezzo. Fa il metronotte, Giuseppe, quindi ha anche poco tempo da dedicare agli allenamenti. Giorgio Minelli, di 2 passate e mezzo, traversino di prima e pallino da 4, tutto sommato non è un cattivo bottino. Sta cercando di tenere le forze basse. Si vede che non si fida molto della sua meccanica in questo momento. Al volo dalla lunga, Esposito. Conduce le biglie in difesa. Situazione di steola cinese. O snooker cinese, quando il pallino impedisce la corretta formazione del ponticello. 2 a mo' di 3 di Minelli. Palla avversaria intercettata di sfaccio. Steccata un filo rigida. Sfaccio a disposizione di Esposito, sfaccio di traversino, posizione ottimale per le 2 passate a riportare le biglie in difesa di traversino. Palla avversaria intercettata leggermente più grossa del voluto. Fatto la parte alta, come vedete, del filotto. Se avesse preso il filotto in pieno, probabilmente avrebbe anche urtato il pallino. Pallino che poteva anche diventare pericoloso, ma con un impatto così lento non ci sarebbero stati grandi problemi. Diamo la risposta con questo traversino a 2 corse abbondanti di Minelli. Ottimo, 8 punti per lui. Non era semplice questa esecuzione di 2 corse. Alla ricerca di un pallino da 4 e del traversino di calcio, Esposito se l'allungherà di forza, non penso rischierà la misura. Stecca appena inclinata per creare leggermente l'angolo. Infatti, vediamo se il pallino creerà interferenza. Così è, 2 punti per lui. Si china Minelli per vedere se ha porzione di palla per lo sfaccio. Sfaccio che realizza anche discretamente bene, 8 punti per lui. Rimpallo di terza passata, non difende. Buona la realizzazione, non altrettanto la rimanenza, stretta. Disposizione di Esposito. Addirittura troppo stretta, complice anche una forza decisamente esuberante. Minelli decide di attaccare, potrebbe realizzare anche il pallino da 4 dalla lunga, non taglia a sufficienza. Buon per lui che la palla battente si accovaccia lentamente nell'angolo. Pelo di palla di massimo effetto.
po' di fortuna qui per Esposito, che avrebbe potuto bere in modo disastroso, facendo un errore un po' meno evidente. L'errore è stato talmente grosso che è passato addirittura all'interno con la battente. Passaggio difensivo per Minelli, a sfruttare, l'ha giocato senza effetto, probabilmente in modo intenzionale per sfruttare l'interferenza del pallino. E di semplice qui c'è poco, dovrà andare con ogni probabilità dalla lunga di destra. E infatti sta andando a controllare la traiettoria, proprio per l'esecuzione al volo. Importante aumentare in modo deciso la forza, sul largo può fare 4, e trova una porzione di palla ideale, bravo Giuseppe, che realizza addirittura il rosso, 6 punti per lui. Una buona esecuzione, un buon disimpegno. Avanti, anche se solo di 2 punti, 24 a 22, questo quarto set imperativo per Esposito vincerlo, se vuole portare il match alla bella. Bricolla per Minelli, corta, questa è grave, traversino a disposizione di Esposito. Di 2 passate e mezzo, 10 punti per lui. Ottima l'esecuzione. Con un pallino che probabilmente no, non dovrebbe ostacolare la replica di Minelli. Comunque si è più volte chinato per vedere se ha a disposizione una porzione di palla, probabilmente per tirare un pallino da 3, un passaggio. Pallino, vista la partenza della biglia sotto il castello, non dovrebbe, anzi non costituisce assolutamente interferenza. Palla batte quasi nel centro della sponda corta. Intanto, di sfuggita in alto a destra, mi è parso di vedere Nicola Biondi. Si potrebbe dire è lui o non è lui? Certo che è lui. Sento la sua presenza vicino al box di commento e qui la combina Esposito. Questo è un errore di diversi centimetri, ha preso decisamente un abbaglio qua Giuseppe. Minelli, sfaccio senza effetto, appena più abbondante delle 3 passate per appoggiarsi anche in arrivo al pallino da 3. Trasportato un filo troppo, però la forza sembra buona. E intanto mi giunge notizia che la partita successiva dello streaming non andremo a chiudere le trasmissioni, ma trasmetteremo l'incontro che vedrà impegnato il mio socio Nicola Biondi contro non lo so, che è un giocatore, un outsider. Non ricordo dovrebbe essere o Mencarelli o non ricordo chi.
Iovinella Francesco che ha avuto ragione di Mencarelli, allora, del viterbese Mencarelli. 34 pari nel quarto set, 2-1 per Giorgio Minelli. Qui traversino per Giorgio che allungherà la forza alla sponda corta. Questo è un classico schema del traversino, dove la, di questo tipo di traversino, dove la battente si adagia al centro della corta e l'avversario si adagia al centro della corta e la battente circa al secondo diamante, così come l'avete visto. Striscio per Esposito a tutto biliardo. Minelli, gancio. Non è riuscita a impartire il necessario effetto, infatti la battente priva di effetto si è spostata verso il centro del biliardo. Buona la forza dell'esecuzione, lo sfaccio che deve andare ad affrontare Esposito non è niente di semplice, circa mezza palla con effetto a sinistra. Due ci sono, vediamo se rientra verso il filotto. E per un niente non trova la marcatura piena sul castello, comunque un'esecuzione di qualità. Minelli. Questa è una palla di conoscenza, sta probabilmente cercando di capire se ha la possibilità di battere addirittura girone Giorgio con un possibile pallino da 4, ma poi si orienterà probabilmente su uno striscio di calcio leggero, toccato di leggero effetto e diminuito di forza. E invece probabilmente ha deciso che il girone c'è o addirittura solo il pallino da 4. Ai ai ai. Qui è il classico errore dove Minelli ne aveva troppe in testa. Sfaccio a disposizione del giocatore aretino, è scritto al Centro Sportivo d'Alfa. Due ci sono, 8 di seconda, sfiora lo strike, comunque una marcatura importante. Che lo porta avanti a più 8, 46 a 38. Minelli, scatolino, due punti, buona l'esecuzione, non ha ingresso per la bricolla Esposito, se non un ingresso messo davvero con le mani. Chiave di questa esecuzione sarà quella di allungare la bianca alla sponda corta opposta. E tutto sommato non se la cava male, porta le biglie in diagonale, bricolla a disposizione di Minelli. Qui la bricolla è una scelta probabilmente obbligata a questo punteggio in una situazione di svantaggio, invece non la pensa come me Giorgio.
circa una parificazione con un eventuale pallino da tre. Certo che una bricolla al 15-16 della lunga dovrebbe essere un tiro appetibile. Qui può pagare addirittura al 3. È una parificazione. Buon per Minelli che Esposito non ha giocato bene questa esecuzione, anche se tutto sommato. Le biglie guardano perfettamente nell'angolo. Cerco una specie di steola con un pallino da 4. E mi trova d'accordo, avrebbe potuto realizzare il 4. In difetto di questo, tenere steola. Buono il disimpegno dell'umbro. Pallino da 3, anche per Esposito. Non lo realizza. Qui siamo una ghiotta opportunità di traversino. È un po' più complicato perché dando la forza della corta opposta si potrebbe pagare uno spondebiglia o uno scatolino da lavorare un filo di più del precedente. E infatti decide di battere la Z. A cercare anche il pallino da 4. Forse se l'ha complicata un po' più del lecito qua Giorgio. E qui biglie e pallino gireranno con ogni probabilità. Ho trovato un impatto perfetto. 11 punti per Esposito, che lo portano a 57, ma Minelli ha ancora una possibilità con questo traversino. Deve concentrarsi alla realizzazione, deve poter arrivare a fargli paura. Ancora un giro a vuoto, due traversini a zero. Tutto sommato una buona rimanenza con la strada dell'1 al volo, che sarebbe la palla più in garanzia, preclusa dal pallino, e un tre sponde di calcio con un'uscita oltre il 20. Non semplicissimo, da conoscere vista la partenza della palla battente che genera praticamente dal centro della sponda corta. Chiaramente non giocherà di misura, probabilmente aumenterà la forza facendosi come bersaglio anche il pallino da 3. E qui si è portato con la battente vicino al castello che sicuramente gioca per lui. Vediamo se Minelli ha la porzione dell'angolo, è un passaggio millimetrico. Capolavoro di Minelli, che angolo ha tirato fuori Giorgio. Bravissimo, 46 Minelli, 57 Esposito. Sarebbe stato praticamente scacco matto se Giorgio avesse dovuto tirare di sponda, perché era praticamente impossibile levarsi da un'esecuzione discretamente semplice di sponda poi per Esposito. Parabola. Entra addirittura troppo. Non difende. Striscio di misura, a mio modo di vedere, l'esecuzione per conservare anche
la battente a colla. Avrebbe dovuto, ma stavo rispondendo fuori cuffia al mio socio, che è qua vicino a me. No, ma avrebbe potuto stargli anche un filino più addosso per chiuderla, ma la forza mi piace, perché chiaramente la forza diminuita fa chiudere lo striscio. Quindi, però. C'è ancora possibilità per Minelli, 2 punti per Esposito, che comunque ha ben giocato questo Spondeviglia. Qui è Bricolla. Addirittura gancio, ma qui non gli è partito. Probabilmente era rischiare per rischiare, cercare di creare la diagonale di Bricolla di parabola sarebbe stato sicuramente più saggio. Striscione probabilmente. Ah no, addirittura giro. Con il pallino da tre sul largo. Bravo Giuseppe, con personalità. Fa suo questo quarto set e porta il match alla bella. Classico Akito ormai proposto da Giorgio Binelli, come vi dicevo prima, alla Belluta. È un Akito da studiare, non è per niente brutto. Al volo di una, con tutti i pericoli del caso per Esposito che si tutela diminuendo molto la forza, ma qua gli è rimasta un po' in mano. Traversino di mezzo colpo di prima, una passata, 6 punti, scivola via un filo abbondante probabilmente, ma una bella, no, è rimasta in difesa. Una bella esecuzione davvero per Minelli. Qualcosa probabilmente vede. Sta andando a guardare. No, ha deciso che sulla palla non c'è nulla, quindi si orienta per un tiro di sponda. Gioca 2 a scendere, ma senza effetto, che rende l'esecuzione non poco problematica. Lascia biglia. Esecuzione che personalmente non mi piace, senza effetto. Minelli, vediamo come si mette. Si mette piuttosto frontale, quindi giro ad andare al centro, leggermente aumentato di forza. Perfetto. Esecuzione di scuola. Dieci punti per lui, 18-0 in suo favore. Questo è quel giro che vi raccontavo prima, che
che diventa straordinariamente difficile con le biglie distanti perché è proprio mono punto palla, chiaramente mettendoselo con le mani e con le biglie a 50 centimetri invece diventa una bella esecuzione. Qui c'era anche complice un pallino che proteggeva eventuali errori. Due amo di tre per Esposito. La prende di sfaccio, finisce a bere con la palla battente e urta anche il pallino da tre. Concede 5 punti a Minelli. 2 a mo' di tre. Non è che mi entusiasmi questo lato. Probabilmente andrei dal lato opposto, ma Giorgio la trova perfetta di palla piena. Però personalmente, vista la posizione del pallino e la forza da aumentare considerevolmente, sarei andato dall'altra parte. Il mio socio mi dice che avrebbe tirato la garuffa. Odia il Duomo di E intanto bello questo sfaccio di Esposito che realizza 9 punti. È partita una buona steccata. Il capitolo 3 sponde, 2 amo di 3 e similari non è stato ancora trattato. 11. No. La Gatto Nero abbiamo già detto che è presente e sta esponendo anche in questa FIBIS Open, FIBIS Pro con tutti i suoi soci, che siamo io e te, Mirko Bianchi, chiaramente. Ci sono già state due o tre previsioni disastrose. E qui è disastrosa questa esecuzione di Esposito che si muove notevolmente nella sbracciata. Rimpalla, concede 8 punti a Minelli. Raddrizzata, palla grossa. Diminuisce la forza. E qui non gli è partita. Un rimpallo fortunato, 6 punti per lui, si porta a 42. Traversino per Esposito. Gioca forte per appoggiarsi a pallino da 4. Pallino da 4 è un obiettivo raggiunto. Il traversino risulta stretto. Passaggio difensivo per Minelli. Sponda palla intestare a dividere con un pallino da 3 sul largo. Passa nella terra di nessuno. Tiene comunque una buona difesa. Dettaglio contro sul pieno della palla. Le leggermente corto. Era perfetta l'esecuzione, si sta o sul pieno o sullo sfaccio se si rimpalla. Peccato, ma no.
bisogna dare un po' più di energia all'esecuzione. Esposito. 4 punti per lui. Sponde palla per Minelli. Sembra orientato allo sponde palla, ma gioca girone. Realizza 2 punti. Porta le biglie in diagonale. Tutto sommato una buona esecuzione per Giorgio. Bricolla. Se prima avesse tirato la bricolla Minelli, forse ci staremmo raccontando un altro film. E qui la dentierina di serpente, come dice il nostro amico Auro Bulbarelli. Ricordo in un match drammatico passato un po' agli onori delle cronache YouTube, gliene feci una uguale a Maggio, gli feci 11 allora perché il rosso non era ancora 10, lui non si salvò, mi lasciò una stretta il tiro dopo, io tirai una delle palle più indecorose, una roba abominevole, meno male che non l'hai mai vista, socio, perché sennò mi sgrideresti fino al... mi avresti umiliato. Tutto sommato comunque sono 9 punti che riportano in corsa Esposito, 44 a 26, è un parziale più giocabile, 5 di calcio, qui Giorgio non deve essere timido e deve dare forza all'esecuzione, questa come si dice in Toscana larga non è, però trovata, ben trovata sullo stretto, ero in stevola di arbitro, l'ho giudicata più stretta. E qui ancora Bricolla, in una posizione dove la battente scivola via, quindi potrebbe creare un attacco difesa importante, Esposito. Corta. Minelli vede palla, giocherà attraversino a non arrivare pallino 4, non è una biglia che a questo punteggio tirerei molto volentieri, personalmente rinuncerei a questo 4, parabolerei ad andare via con la bianca. È un 4, è un'esecuzione difficile perché quel 4, il 4 si prende, però bisogna vedere come si prende. Sì, esatto, sempre fuori microfono il mio socio mi sta dicendo, sì sì è chiaro, bisogna marcarla di effetto per prenderlo dalla parte di sfaccio, di 2, non di 3 sponde chiaramente. Minelli allunga benissimo questa palla, qui qualcuno ha parlato, ecco questa è una delle soluzioni che mi piace di più in assoluto, perché con quell'altezza lì di palla è fantastica questo tipo di rimanenza, perché qua ti può anche fare il tiro per carità, tra l'altro non è rimasto benissimo, esiste ancora il giro ad andare avanti di steccata, però insomma... Gioca a parificare probabilmente, colpo sotto, leggero effetto a sinistra, qui. E qui un erroraccio di Giuseppe.
Minelli non deve avere furia, rimanere sul castello gioca essenzialmente per lui, quindi basta appoggiare la palla oltre i birilli, invece decide di battere Giorgio. E questa è successa una cosa che non si era mai vista. Vediamo un replay. Guardate come la palla è stata praticamente fermata dal birillo contro la sponda corta. Guardiamo un rallenti proprio. Vedete come il birillo trova la biglia, la biglia schiaccia il birillo contro la corta e si ferma completamente. Questa era molto che non la vedevo e non l'ho neanche mai vista tante volte in carriera. 5-2. Minelli, 28 Esposito. Gancio per Minelli. Vada semplicemente ad affondare la palla avversaria alla sponda corta. Qui deve fare tutte perfezioni, ora Esposito. Questa esiste come esecuzione, sia di palla grossa che di palla scarsa, ma bisogna giocarla un gran bene. La gioca dalla grossa, non impartisce il necessario effetto, solo 2 punti per lui. Qua Minelli deve lasciare andare il braccio, l'importante è non stare stretti, quindi dalla parte sinistra della palla. Se si scarseggia un po' sul largo si può fare il pallino da tre. E Minelli ghiaccia la palla battente sul posto e con questo striscione fa suo l'incontro alla bella. Noi interrompiamo solo per qualche minuto, diamo tempo ai due giocatori di provare il biliardo e poi ancora qui per l'ultima partita della giornata. Solo Gianluca Nascimbene in questo momento con la sapiente regia di Mirko Bianchi per Fibis TV.